Tabacco senza neanche alzarsi dalla sedia, ma con chi credi di parlare, eh? Pezzo di idiota! Io sono di origine nobile, io sono consigliere titolare e poi il cappotto me lo sono dovuto mettere da solo perché le carogne mica ti aiutano! Non vidi la mia amata per un'ora. Mi parve non vederla per un anno. Così che la mia vita l'odio ancora e mi chiedo se a viverla non mi danno. Che belli che sono questi versi. Devono essere di Puskin o giù di lì. Era il 6 novembre, sì, era il 6 novembre che ho fatto arrabbiare il mio capo sezione. Quando mi ha visto al ministero ha cominciato a sbraitare e a dirmi: allora rifletti bene, cosa stai facendo? Come cosa sto facendo? Niente, gli ho detto. Ma allora, pensaci bene, Io credi che non mi sia accorto di tutte le tue bravate, Tu corri dietro alla signorina Gloira, la figlia del nostro direttore, Ma pensaci bene, su, figlia, pensaci bene, tu chi sei, Chi sei tu? Tu sei un niente, tu sei lo zero, tu sei il nulla. Ma senti chi parla, proprio lui che ha una testa a forma di alambicco, con un ciuffetto a cresta di gallo su, sì, perché se lo pettina lì su e se lo unge con grasso di maiale. Mi invidia! Mi invidia! È una catena d'oro all'orologio e un paio di scarpe da 30 rubli per essere che? Ma per essere che, Ma mi faccia il piacere! Ma io sono mica un plebeo! Mio padre è stato un sarto? No! Un sottufficiale? No! E allora? Ma perché io non posso fare carriera? Perché? 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 Per chi? Per chi? Chi me lo proibisce? Credi solamente tu di avere il diritto di avere un posto di tutto rispetto? Ma dammi un frac alla moda e mettimi al collo una sciarpa di seta e allora vedrai tu che figura da meschino farai al cospetto mio! Sono povero. Questa è la mia disgrazia. Sono povero. Questa è la mia disgrazia. Mi è venuto in mente una cosa che ho visto a teatro, una farsa fatta da Filate, lo scemo russo, quanto ridere mi sono fatto, che risata. Ma mi domando come può la censura zarista permettere di far correre ancora certe battute, incredibile, quante risate mi sono fatto. Io amo il teatro e appena mi avanza un soldo non resisto e ci vado subito, ma tra i colleghi ci sono delle bestie nate e cresciute che non andrebbero a teatro neanche se venissero presi a bastonate, forse gratis, forse gratis, forse. C'era un'attrice che cantava benissimo e mi ha fatto ricordare lei. Cattiva, cattiva. Che freddo, fa freddo, sarà meglio uscire, chissà se non riesco a vederla, non bisogna mai disperare, mai. Ma che imbecille, ma che imbecille, ma che imbecille, che imbecille, per Dio, non mi sono fatto la barba, stavo per uscire in disordine, ma santo Dio, ma guarda qua,
per Dio, però il mio direttore, che persona, ma mi piacerebbe sapere che cosa approfitta, che cosa pensano, che cosa vogliono, come vivono, quali sono i segreti di corte, e poi i mormori del corridoio, i mormori del corridoio, i trucchi dei signori, ecco, questo mi piacerebbe sapere, ecco fatto, bene, no? Mi piacerebbe anche vedere l'appartamento di Sua Eccellenza, il salotto, e anche quell'appartamento oltre il salotto, in quella parte dell'appartamento dove vive lei, il suo boudoir, dove tiene le sue boccette, i suoi profumi, le sue creme. Poter vedere i suoi abiti sparsi qua e là, fatti d'aria più che di stoffa. Potessi dare un'occhiata alla sua camera da letto, vedere il cuscino dove ogni sera riposa la sua guancia. Potessi vederla per un attimo. Là penso che nascano prodigi. Là credo sia il paradiso. No? No, 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 no. No, 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 no. Era l'11 novembre. Sì, l'11 novembre mi è venuto voglia di intercettare quelle lettere delle quelle fingarde cagnette. Sono andato dalla Maggie e gli ho detto: cara Maggie, ora siamo soli. Tu mi devi dire tutto quello che sai sulla tua padroncina, la signorina Gloria, insomma, quello che pensa, quello che fa, tutto, insomma. E io ti prometto che non lo dirò a nessuno. Eppure le avevo messe qui. È più di un'ora che le cerco. È più di un'ora. Non sono andato in ufficio neanche per questo. È un'ora che le cerco. La cagnetta furbastra si è rimpicciolita di tre taglie, tanto che io stentavo di vederla. E se n'è andata dalla stanza in assoluto silenzio. Io me ne sono accorto da tempo che il cane è molto, ma molto più intelligente dell'uomo. Gran politico il cane, vede e osserva tutto quello che fa l'uomo, sa, tace. Eppure erano qui, eppure erano qui. Dove posso averle messe? Perciò ho deciso di piombare in casa della fidele, la cagnetta, quella che sta in quel formicaio al quinto piano. Ho suonato, alla porta è venuta una ragazza carina, rossa. Ho subito capito che è una cretina dal modo con cui mi ha guardato. Mi sono piombato nella cuccia di Fidele, la cagna mi ha ringhiato, ho tirato fuori le lettere, la bastarda mi ha mosso un polpaccio, sono uscito, la cagna mi ha rincorso, io sono uscito dalla porta e per tutto il tempo la ragazza è rimasta nella stessa posizione con la bocca aperta. Ma avevo le lettere! Avevo le lettere! Le lettere! Ecco qua! Cara fidele, amica mia, non posso ancora abituarmi al tuo piccolo nome borghese. Non potevano dartene uno migliore? Alla salute. Non c'è un errore. Neanche il caposezione scrive così. Credo proprio che poter condividere sentimenti e opinioni con qualcuno sia uno dei più grandi beni di questo mondo. Questa la deve avere copiata, non è farina del suo sacco questa, no. La mia vita è veramente un piacere, la mia padroncina Gloria mi vuole molto, molto bene. Oi, 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 parla di lei, ecco, silenzio, silenzio. Bevo tè, caffè alla panna, ma cher, ma, eh? Ma, ah, ma, ah, ma.
Ah, ma cher. Ah, ma cher. Non mi piacciono quei grossi ossacci spolpati. Mi piacciono le salse, però senza capperi. Anche a me piacciono senza capperi. Odio quell'abitudine schifosa di certi signori che con le loro manacce sporche ti schiaffano in bocca palline di pane. Sputarle non è carino, così ti tocca ingoiarle. Ma che razza di stupidaggini dice? Ma vediamone un'altra, su, vediamone un'altra. Là. Ah, cara amica, si avvicina la primavera e il mio cuore batte come se aspettasse sempre qualcosa. Boh. Ti confesso, ho molti corteggiatori. Ogni giorno mi metto per seduta, alla finestra e me li guardo tutti. C'è un molosso gigantesco, molto sfacciato. Gli ho ringhiato molte volte, ma quello non fa una piega. Ma cher, se tu vedessi colui che ha saltato il muretto della casa vicina per venirmi ad annusare, si chiama Tressor. Ah, amica mia, ha un musetto che è un amore. Ma che razza di discorsi? Ma che mi importa di questi corteggiatori? Ma andiamo avanti. Oggi la mia padroncina. Oggi la mia padroncina, cuciva seduta davanti alla finestra. A un tratto è entrato il cameriere Igor e ha detto che c'è il signor Klepov. Fallo entrare, ha gridato Gloria, e si è chinata per prendermi e stringermi nelle braccia, dicendo: Oh, Maggie mia, se tu sapessi chi è quest'uomo! È un maestro di camera, biondo, di capelli e con occhi neri. Ma che occhi, brillano come il fuoco! Ma che schifo, che schifo! Andiamo avanti! È entrato un tipo con basettoni, Gli ho ringhiato, ma poi mi sono seduta al mio angolo. Brava. Quelli si sono messi a parlare fitto fitto. Ho piegato la testa, ho alzato l'orecchio per sentire, ma non ne valeva la pena. Certe cretinate dicevano: Brava. Ma come si fa a paragonare quel tizio col mio Tressor? C'è una differenza abissale. Quella ha una faccia larga e piatta, con scoppettoni al posto delle orecchie. Tressor ha il musino filato e una macchietta bianca sulla fronte che gli dona da pazzi. Ma sì, cara la mia Maggie, ma sono pienamente d'accordo con lei. È una cagna sensata questa, certo. Ma come è volgare paragonare Tressor a quel basilico? Ma dai, su, è sensata, mi è sempre piaciuta, sempre. Andiamo avanti. Se le piace quel tipo lì, allora non passerà molto tempo che le piace anche quell'impiegato che bivacca nell'ufficio del padre. Ma Cher, se tu sapessi che razza di mostro è. Ma Cher, se tu sapessi che razza di mostro è. Che razza di mostro è? Ha un nome assurdo, tempera sempre le matite alte, dico alte, dico alte, dico alte. Questa cagna schifosa ce l'ha con me. La mia padroncina, quando lo vede, non riesce a trattenersi dal ridere. Balle, tutte balle, balle, tutte balle. Cagna, linguaccia schifosa. Cagna di una cagna. Non può scrivere certe cose. Ma dai, via, porcherie, porcherie del demonio, porcherie. Ma si vede subito che non è umana, su. Scrive in un modo sensato e poi finisce da cani. Ma datemi un umano, datemi un umano. Leggiamone un'altra. Ma c'è. Fidele, scusa, il lungo silenzio. Qui a casa sono in vista grandi cambiamenti. L'amore ha bussato alla porta. Il maestro di camera sposerà la signorina Gloria, che lo ama follemente. Il padrone è contento perché dice che vuole assolutamente vedere sua figlia sposata con un generale o con un maestro di camera. Basta, al diavolo. Al diavolo. Uno crede di trovare uno straccio di tesoro. Pensa di legittimamente averlo. E arriva un maestro di camera e te lo porta via, te lo strappa via dalle mani.
Questo matrimonio non sa da fare. Questo matrimonio non sa da fare. Ma che cos'è un maestro di camera? Che cos'è un maestro di camera? Perché lui è un maestro di camera? Che cosa vuol dire un maestro di camera? È una cosa che si sente, che si tocca un maestro di camera, eh? Un maestro di camera ti fa avere un occhio in più in mezzo alla fronte, che uno quando ti vede ti dice: oh, guarda quello com'è importante, c'ha tre occhi, la Madonna! Ha il naso d'oro un maestro di camera? No, grazie alla sua carriera, no! C'ha il naso come il mio e lo usa per annusare, non per mangiare. Lo usa per starnutire, non per tossire. Ma perché queste ingiustizie? Perché nascono queste ingiustizie? Perché io sono un consigliere titolare, l'ultimo livello della classe... Non lo so neanch'io chi sono. Ma è già successo che un piccolo borghese qualunque un bel giorno si alza da letto ed è un gran signore. Ma se questo tale sorpresa può accadere a un contadino, che cosa può accadere a me che sono di sangue nobile, eh? Che cosa può succedere? Cosa può succedere? E se adesso io, così come solo, mi vestissi da generale, con tutte le spalline e tutto quanto, che succede? Che succede? Succede che la mia cara signorina mi deve rispettare, e suo padre, il caro direttore, pure, quella bestiaccia ambiziosa. Ma guarda un po', qui dice che il regno di Spagna è vacante e che i dignitari